dell'anno scorso, perché la Bottega San Lazzaro e la scuola stanno collaborando per una serie di manifestazioni e i bambini rappresenteranno i mestieri di una volta a Piazza Abate Conforti, grazie anche a degli arnesi portati dall'azienda agricola Ronnalfrè che sta sulla Versana. È una bella cosa perché i ragazzi hanno imparato come una volta funzionava la società, quindi dalla famiglia patriarcale a tutti quelli che erano gli artigiani. Una accompagnata da oggetti e cose, ci sarà una sua presenza insieme alla direzione. Abbiamo fatto rete, come si suol dire, con altre associazioni. Ci sarà un bellissimo mercato di stoffe antiche e mercato orientale. Noi siamo in pieno centro storico dove c'è la cultura della civiltà longobarda. Naturalmente poi ricostruzione degli antichi mestieri tenuti dai bambini della scuola elementare Barbara. Altre iniziative sono l'esigenza di far visitare tutti questi posti dai tanti turisti, da tanti visitatori che finalmente rivediamo nella nostra città dopo la bellissima iniziativa delle luci d'artista e delle altre attività che il comune mette in campo per portare tanta gente a Salerno. Grazie. Scusatemi se non ho sottolineato qualcuno, non mi ascoltate. Nel tema prossimo voglio dare notizia alla stampa che il sabato iniziato la seconda puntata del viaggio della Salerno Lungo Barca, iniziato con la perfetta, aspetto il reportaggio del quale abbiamo già andato. Che sicuramente fa attendere in città tantissimi turisti, tanti visitatori. Abbiamo avuto già per il weekend di Pasqua tante persone nella nostra città, i bed and breakfast, gli alberghi pieni. Abbiamo vinto la sfida di aprire anche monumenti in via straordinaria. Credo che neanche nel prossimo weekend potremo registrare un'affluenza incredibile di turisti nella nostra città, grazie a questo evento che ogni anno si migliora, cresce e che porta in città tanta attenzione, tanto colore, col coinvolgimento anche di tanti. Non possiamo decine di migliaia di persone in città che non possono poi trovare neanche un bar aperto, ma insomma noi siamo fiduciosi che le attività commerciali anche a queste presenze. L'iniziativa è bella, voglio ringraziare Bottega San Lazzaro, tutte le associazioni che partecipano a questa splendida iniziativa, bella perché ci consente di avere un ulteriore richiamo turistico della città, ma di farlo all'insenza bellissima e graditissima di tante bambine della scuola elementare Barbara. Le troviamo in costume, parteciperanno a questo evento e un grande abbraccio a queste nostre bambine che animeranno anche il nostro centro storico. E sono un po' l'avanguardia delle tante famiglie del centro storico che parteciperanno poi in maniera diretta. Vediamo nella nostra città dopo la bellissima iniziativa delle luci d'artista e delle altre attività che il comune mette in campo per portare tanta gente a Salerno. Grazie. Scusatemi se non ho sottolineato qualcuno, non mi ascoltate. Nel tema prossimo voglio dare notizia alla stampa che il sabato iniziato la seconda puntata del viaggio della Salerno Lungo Barca, iniziato con la perfetta.